Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere un po' gli ultimi acquisti che ho fatto, così vi informo un po' sugli sconti che ho visto in giro, se non avete avuto ancora il tempo di girare per i negozi. Da oggi in poi credo che quando mi vedrete parlare vedrete sempre questa fantastica location alle mie spalle, perché i pupazzetti che avevo prima sul letto li ho dovuti togliere perché ho scoperto di essere allergica alla polvere. Ebbene sì, addio i miei amati peluche. Quindi accontentatevi di questa bellissima location, della mia bellissima porta, del casino di borse che ho di qua. Vabbè, bando alle ciance, ho la fotocamera nuova che dopo 8 minuti si spegne, non chiedetemi il perché, quindi devo controllare quanto tempo parlo, un casino. Va bene, comunque sì, partiamo subito. Allora, ho acquistato questo shampoo Omia. Questo non era in saldo, pagato sui 3,70€, una cosa del genere. Volevo sapere da voi se avete provato questa marca e come vi siete trovate, perché la prima volta che l'ho provato, quando ho usato questo con il balsamo normale, avevo i capelli più sporchi di prima praticamente. Questo è quello lì all'olio di macadamia per capelli stressati e spenti, e quello capelluto delicato, io ho i capelli grassissimi. Poi ho provato a riutilizzarlo mettendo prima questo e un altro shampoo, e insomma il risultato è venuto un po' meglio. Questo è lo shampoo appena fatto, capelli non piastrati, e vabbè, tra 5 minuti saranno sporchissimi, quindi come al solito i miei capelli. Sempre per capelli, poi sto provando questa maschera della BioPoint. Questo è liscio assoluto, questo stava sui 6-7€, non mi ricordo, e questo mi sembra che sta facendo abbastanza bene il suo mestiere, insomma, tanto sui miei capelli, avete capito. Poi, sempre andando in saldo, ho preso questo ombrettino in gel di Astra. Io ne ho già di altre colorazioni, devo dire la verità non li uso, però mi piace comprarli, sono cariti. No vabbè, ogni tanto può darsi... Comunque questo qui l'ho pagato anche 50 centesimi in più, 3,50€, gli altri ho pagati 3€. Comunque è un bel blu metallizzato, non è scriventissimo come gli altri, quindi sotto ci ho messo, ho fatto prima la linea di eyeliner blu scuro tendente al nero, e poi ci ho passato questo sopra e il risultato era carino. Poi volevo farvi vedere quello che ho preso da Idea Bellezza. Idea Bellezza è una catena che sta qui e penso sta anche da qualche parte al nord, no? Penso che sia distribuita un po' in tutta Italia, ma non credo che si trovi in tutte le regioni, non lo so. Comunque c'era in saldo questi kit di pupa, questi velvet e quelli con le pagliette. Questo qui velvet lo desideravo da un sacco perché mi piace troppo questo color borgogna che si sta portando un sacco quest'anno. E niente, questo kit, il kit comprende, mi piace un sacco anche lo smalto, comprende lo smalto, il pennellino e la polverina. Sì, non fate caso alle unghie con lo smalto mangiucchiato, io ho fatto un esame, un casino, si è spezzata pure quest'unghia, addio unghia. E niente, questo colore qui mi piace un sacco. E li ho trovati in offerta a 6,50€, quando poi a prezzo pieno dovrebbero stare tipo 9,90€, 8,90€. Quindi non potevo non prenderlo, ecco. Mi piace un sacco, quindi se avete De Bellezza da voi e vi interessano questi kit, correte. Da De Bellezza, tra l'altro, ci sono anche un sacco di bei sconti. Poi, sempre da De Bellezza, finalmente ho trovato lo smalto effetto gel di pupa, il top coat effetto gel di pupa. Vabbè, uno smalto trasparente normale, inutile, ve lo faccio vedere aperto, pagato 4,60€. Questo sinceramente non lo so se era in saldo, ma penso di sì. Ah sì, costava 6,65€. Ok, poi vi farò sapere come mi ci sono trovata. Ok, era entrata mamma, come al solito viene a disturbare. Tra l'altro mi dovrebbe arrivare anche un pacco di un contest che ho vinto di Minai, però magari arriva e lo aprirò in diretta, ma boh. Poi ho preso questo smaltino in full color che costava 2,70€, se non mi sbaglio 2,90€. Mi attiravano troppo i glitterini, però aprendolo già ho visto che non è nulla di che, non dovrebbe essere super glitterosissimo come volevo io. Vabbè, e niente, poi da Carpisa. Questo l'ho preso prima dei saldi, però adesso che ci sono i saldi del 30 e del 50, comunque non è in saldo, insomma. Questo anellino che mi piaceva troppissimissimissimo con il fiocchettino dorato. Vabbè, vi voglio far vedere la scatolina, per questo l'ho lasciata nella scatolina, insomma. È un po' aperto qui, così adattabile, diciamo, anche alle dita ciccione come le mie.
E questo è l'effetto sul dito, mi piaceva un sacco. Questo qui costava 5,90 euro, boh, 6 euro. E abbinato a questo poi c'erano anche la collana e il bracciale troppo stupendissimi, però costavano 15,90 euro l'uno. Ho detto vabbè, la prossima volta magari se mettono i saldi ci faccio un pensiero, se no troppo per le mie tasche. Poi allora sono andata da H&M, H&M, parliamo inglese, e da H&M c'erano le sciarpe a 5 euro, e ho preso questa qui a sfondo nero con tutti i fiori fucsia, rosso e verde, la mia prima sciarpa colorata perché io sono proprio monocromatica, e pagata 5 euro. Un'altra sciarpa, questa qui, vabbè, io adoro il leopardato, di questo colore mi serviva, quindi con il tono del bianco, grigio e nero, pagata sempre 5 euro. Da H&M tra l'altro c'erano un sacco di offerte a livello di smalti, kit, trucchi, 3 euro, 5 euro, 1 euro, mi piaceva, cioè, carini. E infatti ho preso questo set di smaltini a 3 euro, apriamoli perché non li ho aperti ancora, principalmente l'ho preso perché mi piaceva questo, volevo questo qui assolutamente, che dovrebbe essere l'effetto pagliuzzette, l'effetto piuma, se non erro si chiama, non mi ricordo, comunque mi piaceva un sacco questo, pure questo mi piaceva, e questo è un colore che non ho. Poi ci sono l'arancione e il giallo, che probabilmente metterò in un giveaway, eccetera, perché sono colori che già ho, comunque uso poco. A proposito di giveaway, ragazzi, un sacco di cose che non uso, che ho vinto ai contest, giveaway, eccetera, non so che dite, volevo fare un giveaway sul blog, non lo so, aiutatemi voi, un giveaway sul blog o un contest, poi vediamo. Ok, e poi da H&M, basta? Da H&M poi mi servivano i guantini beige, dello stesso colore del cappottino che tra poco vi mostrerò. E niente, questi costavano 3 euro. Sono un po' bruttini, però mi servono di questo colore, quindi 3 euro li ho presi. Sto facendo un macello qua, sono esagerato. Poi facciamo vedere il cappottino. Allora, come abbigliamento non ho trovato niente per il momento, anche perché da me, come negozi, ce ne sono, cioè nel centro commerciale da me i negozi non sono un granché, mi dovrei spostare, vabbè, quando avrò tempo, se ci andrò. Insomma, ho trovato una super offertissima da Telly Whale, questo cappottino che è stupendissimo, beige, ma non si vede niente, adesso ve lo faccio vedere indossato. Niente, questo qui l'ho trovato in super saldo, non so che saldo fosse, non c'ho nemmeno più il cartellino perché già l'ho usato diverse volte, a 14,95 euro. Inoltre questa è la taglia 38, quindi 42, io sono una 44 e mi va bene questo, quindi sono ancora più contenta. Telly Whale, vabbè, c'aveva un sacco di sconti dal 50 al 70, però io non trovo mai niente, non lo so, e vabbè. E poi ho preso queste calze con i fiocchi di neve, sono marroni con i fiocchi di neve beige, vi faccio vedere anche queste indossate. Al mercato pagate 2,50 euro, olè, mi ci trovo comunque benissimo con le calze del mercato, anche se sicuramente sono cinesi, non si rompono, mi piacciono un sacco. Poi da The Zenith c'era un macello di gente, io penso di essere andata ai saldi il secondo giorno, il terzo giorno di saldi, non mi ricordo, e c'era il 50%, vabbè, il solito 50% sui reggiseni e vabbè, e altri sconti vari, insomma, poi più le cose che non sono in saldo. Allora, ho trovato, che sto combinando, soltanto questo reggiseno verde militare, cioè più bello dentro che fuori, con tutti questi cuoricini dentro, e questo qui da 12,90 al 50% veniva 6,45 euro. E poi c'erano le calze e i leggings, tutti a 2,45 euro, 2,90 euro, cioè meno di 3 euro insomma, e mi servivano grigie, quindi non so nemmeno se mi entrano, le devo provare perché non ho mai provato
le calze di The Zenis. Ok, poi abbiamo quasi finito, ce la possiamo fare. Allora, sono andata da Kiko, mi era arrivata l'email dei saldi Kiko, e quindi quando sono andata in negozio mi aspettavo un po' più, un sacco di saldi in più. In realtà poi ho scoperto che sul sito ci sono più saldi rispetto ai negozi, e quindi per il momento nel negozio ho preso soltanto 2 smalti. Sì, ho preso 10 smalti, però erano in saldo. Ok, allora c'erano questi qui della linea Laser Nail Lacquer. Questo qui è viola con i riflessi verdi, è un colore che non ho, che non mi è mai piaciuto particolarmente, però ultimamente lo volevo, quindi. E questo è il numero 433 e costavano 2,40 euro. Poi c'erano i Quick Dry Nail Lacquer, i nuovi smalti, quella ad asciugatura rapida, di cui ho preso già uno, che però non ho ancora provato. Vabbè, comunque ne ho sentito parlare bene, quindi ho preso il numero 803 e costavano 1,90 euro. Sì, e questo è un rosino caruccio. Vabbè, sapete che io amo il rosa, quindi. Infine sono andata dai cinesi. Allora, dai cinesi... Allora, ultimamente sto sentendo parlare tantissimo del Clarisonic, ma non ho intenzione di spendere tutti quei soldi per il Clarisonic. Vabbè, non ce li ho, insomma. E niente, praticamente, vedendo un video di Gnappetta, ho visto che lei l'ha preso dai cinesi. Io già l'avevo adocchiato, però non sapevo come funzionava. Insomma, sicuramente non ha la stessa resa del Clarisonic, però lei ha detto che si è trovata bene. Io l'ho preso. Anche se questo è un po' diverso dal suo, se non mi sbaglio. Comunque, è un kit che comprende questo astuccino e all'interno c'ha 4 spazzoline più il cosino qua. C'ha due potenze, vabbè, quella più alta è la migliore. E niente, questo qui l'ho pagato 8 euro, l'ho provato solo quando l'ho comprato, però ancora devo capire come si usano le spazzoline e quali spazzoline devo usare, quindi magari vi farò un post sul blog, non lo so. E poi sempre dai cinesi ho preso, vabbè, una stronzatina qui, la spugnetta per togliere il trucco, pagato 1 euro. Ok, e poi altre 2 polverine fuzzine velvet, pagate 70 centesimi l'una. Non so se sono uguali a quelli di Pupa, cioè non lo so sinceramente. E che poi c'è, cioè, sono 2 colori. Questo è carino, questo è dorato sul cacchina. E vabbè, li compro, ma non li uso spesso, però mi piace comprarli, ecco. Finalmente ho finito, mi raccomando fatemi sapere voi cosa avete preso con i saldi. Vi voglio dire che comunque nei prossimi video vedrete quasi tutte haul, difficilmente nell'art perché sto studiando, non ho molto tempo, poi mi devono arrivare, cioè sto per fare un ordine sul sito Machigliaia, quindi sicuramente vi farò l'haul di quello e diversi pacchi di collaborazioni, quindi mi dispiace ma aspettatevi diverse haul per questo mese perché non c'ho il tempo. E niente, alla prossima, ciao!